Praticamente Ronaldo è entrato in conferenza stampa ieri o l'altro ieri, mi perdonerete se non sono preciso in questo senso, e ha visto due bottiglie di Coca-Cola che sono lo sponsor, uno degli sponsor degli europei, le ha prese, appena le ha viste le ha spostate lontano da lui. E poi ha preso una bottiglietta d'acqua, ha fatto: bevete questa bisogna bere. E praticamente poi il titolo in borsa è sceso e sta scendendo ancora. La Coca-Cola perde 4 miliardi di dollari per il gesto, con polemiche, discussioni, meme bellissimi. L'altro ieri Ronaldo e ieri Pogba. In questo caso Pogba non per motivi ideologici o di salute, immagino che Ronaldo l'abbia fatto per motivi salutari, che comunque ci sta, sono d'accordo. Io ad esempio non bevo Coca-Cola, bevo solo acqua. Mentre per Pogba si è stato detto che sono stati per motivi religiosi, perché non aveva Coca-Cola bensì Heineken, la birra. È interessante, assolutamente interessante, Teresa, questa presa di posizione. Proprio in quell'articolo che vi mostrerò sul Sole 24 Ore analizzava proprio sul fatto che, ma vabbè, è successo questo CR7 del Ronaldo, ma chi paga? Possono farlo i giocatori questa cosa qui, andare contro questi sponsor, creare un danno d'immagine poi sostanzialmente, no? Perché è quello che è stato fatto. Gli accordi commerciali tra sponsor, sono tra sponsor e UEFA, che ovviamente è l'organizzatore dell'evento degli europei di calcio, insomma. E quindi in realtà gli sponsor non potrebbero recriminare l'atto nei confronti direttamente dei giocatori, in quanto probabilmente non hanno dei contratti direttamente con i giocatori. Però, cioè, c'era scritto anche nell'articolo, gli obblighi commerciali di sponsorship, eccetera, eccetera, ce li hanno la UEFA con le singole istituzioni calcistiche nazionali. E quindi ad esempio per l'Italia è la FIGC. Quindi in realtà gli obblighi ce l'ha la UEFA nei confronti della FIGC, e di conseguenza la FIGC nei confronti dei suoi giocatori della nazionale. Probabilmente, anche se in realtà non si sa esattamente come andrà la storia, che ad esempio Coca-Cola o Heineken faranno magari potrebbero fare causa alla UEFA per quanto riguarda dei danni commerciali, d'immagine, che sono stati creati in un evento che invece doveva creare una brand awareness, no? Nei confronti di quelle società. La UEFA potrebbe replicare questa denuncia, questo atto giudiziario nei confronti delle singole, in questo caso della federazione calcistica portoghese o francese, e di conseguenza la federazione calcistica portoghese e francese rivendicarsi nei confronti del calciatore. Potrebbe succedere questo, ma non è detto. Però è molto interessante in questo senso, perché ovviamente sì, i calciatori, come qualsiasi altra persona, è libera di esprimere i propri pareri riguardo i propri stili di vita, religione, eccetera, eccetera. Non c'è assolutamente nessuna censura. Però è ovvio che se tu firmi un contratto, in quel senso, ovviamente devi essere ligio al contratto. Sicuramente in futuro i contratti commerciali, soprattutto in questo tipo di eventi, avranno un'ulteriore stretta regolatoria, insomma. Ci sarà probabilmente anche una postilla, una nota in basso riguardo eventuali eventi del genere. Anche perché a questo punto la Coca-Cola non gli conveniva sponsorizzare gli euro, data tutta la perdita in borsa. Esattamente, esattamente. Cioè, comunque, Coca-Cola deve avere una certa garanzia. Perché poi alla fine non solo c'è stato il danno d'immagine di Ronaldo che sposta la Coca-Cola dal tavolo della press conference, ma anche effettivamente è mancato lo spazio pubblicitario. Cioè, quell'intervista è andata avanti senza la bottiglia di Coca-Cola. E quindi c'è stato anche un inadempimento, in questo senso, da parte della UEFA, no? Se vogliamo. Perché per contratto sicuramente ci deve essere che nella partita Portogallo non so chi ci doveva essere la bottiglia di Coca-Cola, invece non c'è stata. Quindi non solo c'è un danno d'immagine, ma c'è anche un inadempimento contrattuale. Sono favorevole a CR7. A Pogba meno! A Pogba meno! Sono un po' in conflitto di interessi, visto che anch'io sono un produttore di birra. Però per CR7 assolutamente non ho nulla da dire.